La comunità Mondo Nuovo Onlus, in collaborazione con la Luce della Speranza, ha organizzato un punto informativo proprio sulle cannabinoidi, sugli effetti, i rischi. Ci saranno sicuramente altri incontri, ma intanto parliamo di questo. Sì, abbiamo voluto fare dell'informazione scientifica sul tema della cannabis. È un argomento di cui si parla molto in TV, in radio, soprattutto riferito al discorso della legalizzazione. Quindi noi abbiamo voluto fare un'iniziativa in cui spieghiamo, attraverso un documentario in DVD che abbiamo realizzato noi come comunità e attraverso anche dei dépliant scientifici con informazioni legate a ricerche scientifiche, i danni che causano queste sostanze, quindi cannabinoidi, e sono danni che spesso non sono conosciuti dalla popolazione. Ci saranno appunto altri incontri, uno ogni mese se non sbaglio? Sì, saremo qui in piazza il secondo sabato di ogni mese, la mattina, e parleremo in ogni mese di un tipo di droga, quindi parleremo di cocaina, parleremo di eroina, parleremo di smart drug e abbiamo deciso di iniziare appunto con la cannabis. Perché per esempio poche persone sanno che è neurotossica, quindi è una sostanza che riduce e provoca morte di cellule cerebrali, quindi soprattutto neuroni della zona dell'ippocampo, che è una zona del cervello deputata alla memoria. Poche persone sanno che rendono i giovani più vulnerabili a patologie psichiatriche come depressioni, psicosi o è sempre poco conosciuta gli effetti sono poco conosciuti gli effetti sul piano anche cognitivo, quindi la cannabis riduce la capacità di apprendimento, la capacità di attenzione, quindi magari uno si fuma una canna, va a guidare, il rischio di avere degli incidenti è molto maggiore rispetto a una persona che non ha fumato. Ma anche gli incidenti sul lavoro a volte possono essere causati non solo dall'utilizzo magari di alcol, ma anche dall'utilizzo di cannabis, perché riduce i riflessi, porta a essere più distratti. E quindi insomma in realtà provoca dei danni a vari livelli. Con il termine cannabis, quali sostanze sono ricomprese? Allora, sono tre sostanze, l'hashish, la marijuana e l'olio, l'olio di cannabis, che però è una sostanza poco presente sul territorio. Il principio attivo di queste sostanze poi è il THC, e nell'olio c'è molto più THC che nell'hashish o nella marijuana, anche se gli studi effettuati sul piano chimico nelle sostanze sequestrate hanno dimostrato che il THC, mentre 10-20 anni fa era al 4-5%, adesso nelle partite di droga sequestrate dalle forze dell'ordine si è visto che il THC sta schizzando a livelli esorbitanti, quindi fanno molto più male oggi queste droghe che nel passato, anche se anche nel passato provocavano comunque sia dei danni, certo. In questo punto informativo quante persone hanno risposto all'appello? Abbiamo consegnato parecchio materiale, il materiale che è andato di più è stato il documentario in cui abbiamo intervistato psichiatri, neurologi, psicologi e anche giovani sulla tematica della cannabis. L'abbiamo realizzato qualche anno fa, però è ancora attuale, e soprattutto il dépliant con tutte le ricerche scientifiche effettuate nell'ultimo decennio riguardo ai danni causati dalla cannabis, quindi ricerche che vanno dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, ma anche all'Italia. Per esempio Tor Vergata ha dimostrato che la cannabis può aumentare l'infertilità nel maschio, e anche altre università italiane hanno fatto delle ricerche interessanti rispetto ai danni che causano queste sostanze. C'è l'idea di presentare un progetto anche nelle scuole per parlare di questi argomenti?
Sì, in realtà già siamo stati contattati da delle scuole del Teramano, andremo a effettuare degli incontri con loro come abbiamo fatto anche negli altri anni, e in questi incontri ci focalizzeremo molto sul tema dei cannabinoidi, ma anche ovviamente sulle altre droghe, e solitamente da parte dei giovani ci sono moltissime domande, ci sono moltissime curiosità e sono molto interessati anche a un aspetto, perché noi quando andiamo nelle scuole parliamo anche di informazioni scientifiche, ma c'è anche la testimonianza di un giovane che ha avuto problemi di tossicodipendenza e che viene lì proprio a testimoniare la sua esperienza negativa e a dialogare con i giovani, e questo è un aspetto che piace molto ai giovani, cioè che c'è qualcuno che parla proprio della propria esperienza di vita. Sì.